Non c'è una definizione precisa nel codice dell''ndrangheta. Io credo che il riferimento più preciso sia alla sua origine calabrese e insieme alla sua capacità di espansione nel mondo. Certo è che oggi l''ndrangheta rimane una delle associazioni mafiose più pericolose, più ricche e più potenti. Quali sono le differenze particolari tra 'ndrangheta e Cosa Nostra? 'Ndrangheta e Cosa Nostra sono due organizzazioni mafiose che presentano delle similitudini e che hanno delle rilevantissime differenze. Sono accomunate innanzitutto dal tempo, cioè dal momento in cui hanno avuto origine, un tempo che risale ad un periodo antecedente all'Unità d'Italia, e hanno con la loro presenza accompagnato, ovviamente da un punto di vista criminale e patologico, molte delle vicende più importanti del nostro paese. Sono accomunate da alcune caratteristiche che sono dentro al DNA dell'organizzazione mafiosa. Non c'è mafia senza alcuna di queste caratteristiche, non c'è mafia senza consenso sociale, non c'è mafia senza sistema relazionale, non c'è mafia senza un'organizzazione unitaria in grado di governare tutte le proprie articolazioni. Le differenze ovviamente riguardano poi il modo con cui questa presenza viene articolata sul territorio, il modo con cui viene esercitato il governo dell'organizzazione. E da questo punto di vista Cosa Nostra e 'Ndrangheta sono molto diverse. L''ndrangheta è organizzata per singole cosche o c'è un'organizzazione unitaria? Si è ritenuto per lungo tempo che la caratteristica fondamentale dell''ndrangheta fosse la sua organizzazione familistica per singole cosche, fra loro divise, anche se occasionalmente alleate. Le indagini più recenti, quelle degli ultimi anni, quelle realizzate dalla Procura di Reggio insieme a quella di Milano e poi di Torino, hanno dimostrato che almeno oggi l''ndrangheta è un'associazione unitaria con un organismo di vertice, anche se diverso da quello ben noto di Cosa Nostra siciliana. Quanto è forte il consenso sociale verso la mafia calabrese? L''ndrangheta gode di un fortissimo consenso sociale e questa è una delle chiavi di volta della sua forza e della sua pericolosità. Il consenso sociale è uno degli elementi che caratterizza tutte le organizzazioni mafiose, ma nei confronti dell''ndrangheta questo consenso sociale si alimenta anche di una particolare natura che nella sua composizione l''ndrangheta presenta. Nei più piccoli paesi della provincia di Reggio Calabria c'è da un punto di vista sia di quantità che di qualità una forte presenza 'ndranghetista. E questa forte presenza si giova e c'è perché c'è consenso tra le persone, tra la popolazione che in quei territori risiede. Senza consenso non ci sarebbe più mafia ed è sul consenso mafioso che occorre lavorare per sconfiggere e iniziare una battaglia nei confronti delle organizzazioni mafiose. L''ndrangheta ha contagiato il Nord Italia. L''ndrangheta ha contagiato alcune parti importanti del Nord Italia. È assurdo dire che l'intero settentrione del paese sia contagiato dall''ndrangheta, ma è sbagliato dire che questo contagio sia qualcosa più di un pericolo astratto e non sia invece già un rischio concreto. Naturalmente il processo è ancora in atto, è ancora reversibile, questo è lo sforzo di tutti i magistrati e delle forze sane del Paese.